Dalle reti alla tavola tra passato e presente è il titolo di un incontro che è servito per promuovere lo stile di vita e la dieta mediterranea. L'ideatore del progetto, il dottore Dario Femminella. Ne hanno parlato con ragazzi delle terze e quarta istituto alberghiero, il sindaco di Maratea, avvocato Daniele Stoppelli, Manuel Chiappetta, presidente del FLAG Coast to Coast, il dottore Dario Vassallo, fratello del sindaco pescatore e presidente della fondazione Angelo Vassallo. Emozionante il minuto di silenzio voluto da uno dei professori dei ragazzi per ricordare i caduti della guerra in Ucraina e auspicare presto la pace in quella regione e in tutto il mondo. L'idea del progetto nasce dalla Fondazione Angelo Vassallo, che ci ha proposto di parlare di dieta mediterranea, ma non come scelta di alimenti o anche di trasformazione di prodotti, ma come stile di vita, uno status vivendi in pratica. E come tutte le cose che arrivano nella scuola alberghiera di Maratea si trasformano mettiamo le mani in pasta, insomma. E infatti abbiamo realizzato con un'equipe di docenti molto valida, dalle docenti di letteratura italiana e di storia, docenti ITP che sono di laboratorio, di sala e di cucina, le insegnanti di scienze degli alimenti e anche di diritto e tecniche amministrative, siamo arrivati a realizzare un progetto che è veramente ambizioso, che è comprensivo di 4 fasi. Una prima fase è una ricerca storica dello stile di vita, proprio della figura del pescatore, della figura della donna nell'ambito, diciamo così, di pratiche e di tradizioni culinarie. Questi dati verranno poi raccolti nei laboratori di scienze degli alimenti, dove si studierà i piatti e le ricette recuperate a livello nutrizionale. Dopodiché si andrà nei laboratori con gli insegnanti di laboratorio e dopo, alla fine, spereremo, questo ancora tutto da vedere, in una grande manifestazione che sarà una rappresentazione teatrale di quello che è poi la ricerca, di quello che sono i dati che noi abbiamo recuperati da questa ricerca. Allora, il sindaco pescatore era una persona veramente illuminata, che ha fatto della politica una idea di vita e ha sfruttato ogni elemento del territorio, della socialità, per diffondere un principio politico di comunità che ha identificato appunto l'unificazione dei popoli del Mediterraneo. Quindi la dieta mediterranea, nata proprio come brand ad Acciaroli, è stata considerata un elemento, diciamo, di collegamento con le popolazioni di tutta l'area mediterranea, quindi un elemento di collegamento tra i popoli, e questo è un elemento importantissimo nella vita politica della figura di Angelo Vassallo. Questa giornata serve per mettere in risalto l'Istituto Alberghiero come un laboratorio dove la dieta mediterranea viene organizzata come corso di studio e di studio pilota, che possa poi in un futuro vicino possa essere utilizzato da altri istituti e lo stesso nostro istituto possa essere identificato come un posto dove poter approfondire il concetto di dieta mediterranea. La dieta mediterranea deve essere considerata come una filosofia di vita che mette in risalto non solo l'utilizzo delle materie prime, delle risorse del nostro territorio, ma possa essere anche considerato come un insieme di convivialità che unificano e uniscono le popolazioni e sviluppano il rapporto interpersonale. Quindi un grande esempio di filosofia di vita, al pari di altre filosofie che hanno, diciamo, come elemento fondante l'essere umano e il suo sviluppo. No, noi parliamo di dieta mediterranea in un modo diverso, perché in questi anni hanno utilizzato la dieta mediterranea in un modo sbagliato, vedendo soltanto il lato economico. Noi invece parliamo di chi veramente fa la dieta mediterranea, e quindi diamo la possibilità di
agire e di parlare ai pescatori, ai contadini, agli agricoltori, a chi ha l'allevamento di pecore, di capre, in modo tale da parlare per davvero di dieta mediterranea, perché la dieta mediterranea si basa su questi alimenti, perché non è soltanto uno spot pubblicitario, ma è uno stile di vita, quindi un discorso completamente diverso, dove non si punta soltanto e solo all'aspetto economico, ma utilizzare la dieta mediterranea per il vero motivo che è nato, cioè la prevenzione primaria dei tumori. È qui che si chiude il cerchio, la prevenzione primaria dei tumori attraverso la dieta mediterranea. Si chiama dieta mediterranea e non dieta di Pollica, perché la dieta mediterranea è di tutti, di tutto il Mediterraneo, ed è un mezzo attraverso il quale noi possiamo diffondere anche la pace, soprattutto in questi momenti che sono veramente bui. Quindi si volta pagina e la fondazione da oggi comincia a parlare anche di dieta mediterranea dopo 10 anni che l'hanno utilizzata per i propri interessi. Abbiamo chiarito ai ragazzi che la dieta mediterranea, il concetto stesso di dieta, deve essere concepito non come rapporto alimentare per avere un dimagrimento oppure per controllare la propria alimentazione, ma come dicevano i greci, dieta in senso di diaita, che vuol dire stile di vita. Stile di vita significa un equilibrio con l'ambiente, trasformando, come diceva Plutarco, il momento dell'alimentazione come momento di dialogo con gli altri. Non si siede a tavola per mangiare, ma per mangiare insieme. E poi il rispetto dell'ambiente. Quindi il moto, che deve essere uno degli elementi essenziali, tutto questo stile di vita che era tipico dell'Italia meridionale, della cultura dell'Italia meridionale, che valorizzava gli elementi primari dell'alimentazione, il grano, l'olio, il pesce, la carne, in modo equilibrato, e questo equilibrio rispetto della natura e soprattutto la socializzazione con la comunità rendeva il tenore di vita talmente compatibile che alcuni tipi di patologia erano praticamente assenti nell'Italia meridionale. E quando nel 16 novembre del 2010 la dieta mediterranea è diventato patrimonio immateriale dell'umanità riconosciuta dall'UNESCO, lo ha fatto proprio in virtù di premiare uno stile di vita tipico dell'Italia meridionale, della Spagna e della Grecia, che diventava patrimonio dell'umanità. Quindi noi dobbiamo partire, ho detto ai ragazzi, dalla conoscenza di questi elementi, perché solo la conoscenza di questi elementi ci mette nella condizione di poter scegliere. Quindi la cultura diventa uno strumento nelle mani dei ragazzi e noi tutti siamo responsabili di formare i nostri ragazzi.